Lunedì alla presenza del Capo dello Stato, 9 ottobre, abbiamo ricordato i 60 anni della tragedia del Vajont, una tragedia immane causata dall'uomo, dal delirio di onnipotenza dell'uomo. Voglio ricordare che quel 9 ottobre del 1963 alle 22:39 un pezzo di montagna è finito dentro al lago artificiale della diga del Vajont, o meglio 270 milioni di metri cubi di roccia sono finiti all'interno del lago artificiale. Si è creata un'onda di 250 metri che ha raso al suolo sei paesi in Veneto, che sono Castellavazzo, Longarone, Rivalta, Pirago, Faè e Villanova, e poi ovviamente in Friuli Venezia Giulia, Erto e Casso. Il risultato purtroppo di questa tragedia ci dà un bilancio che è pauroso: 1910 morti, dei quali 487 bimbi, e ovviamente molti di questi morti sono ancora persone disperse o non riconosciute. Detto questo, non a caso il 9 ottobre di ogni anno in Italia si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo. Premesso che bisognerebbe dire causati dal delirio di onnipotenza dell'uomo. Però mi sto anche chiedendo se poi nelle scuole questa giornata, anche questo 9 ottobre, lunedì scorso, sia stata veramente celebrata. Io mi auguro di sì, anche se alcuni segnali che mi arrivano mi fanno pensare che pochi sono stati gli studenti coinvolti da questo dibattito. Un dibattito che si dovrebbe tenere non solo sul Vajont, che è una memoria che non dobbiamo, diciamo, perdere, ma dal Vajont partire con dei ragionamenti rispetto al rapporto dell'uomo con la natura e il fatto che l'uomo non è invincibile davanti alla natura. E questo è un monito, è un appello che faccio alle scuole, e magari chi non lo ha fatto il 9 ottobre dovrebbe recuperare in questi giorni.